Ciao ragazze, allora benvenuti nel nuovo video. In questo video voglio parlarvi del mio metodo per organizzare il menù settimanale quando in frigo non c'è quasi praticamente più niente. Quindi arrivo generalmente a un periodo del mese dove in teoria inizia una nuova settimana e dovrei andare a fare assolutamente la spesa perché effettivamente in frigo non c'è chissà che cosa, perché generalmente io vado a fare la spesa quando comunque il frigo mi manca di verdure, mi manca di frutta, quindi di prodotti freschi. Però ogni tot giorni, ogni tot settimane decido di organizzare un menù in base a quello che ho nel frigo, quello che ho a disposizione in freezer e quello che ho a disposizione in dispensa. Quindi anziché andare a fare la spesa, nonostante normalmente dovrebbe essercene bisogno, decido di appunto fare mente locale e stilare un menù con le poche cose che ho a disposizione a casa. Prima cosa mi serve per risparmiare, perché assolutamente quando anche si pensa che non si ha a disposizione niente per riuscire ad arrivare a fine settimana mangiando, non è così, perché se davvero ci si mette a tavolino si trovano tantissime combinazioni e si potrebbe andare a fare la spesa molte meno volte rispetto al normale. E poi in questo modo riesco comunque a far andare anche cose che generalmente, ad esempio in freezer o in dispensa, tengo a tenere maggiormente proprio perché hanno una scadenza più lunga. Riesco poi ad andare a fare il ricarico, comunque ricaricare la dispensa, il frigo, il freezer in modo corretto senza andare a appunto fare delle spese inadeguate o comunque superflue a mio avviso. Non so se vi possa essere utile, però a me serve tantissimo. In primis perché mi dà una carica assurda vedere di essere riuscita a comporre un menù abbastanza decente, sì, naturalmente non da albergo a 5 stelle, però con quelle poche quattro cose che avevo in casa, che poi non sono mai quattro cose, e poi perché comunque sono appunto gasata dal fatto che io non abbia speso soldi. E una regola che vige a casa mia è quella di non sprecare, non buttare, riutilizzare cose avanzate, quindi piuttosto crearci altre cose ma non Allora, come prima buttare. cosa che vado a fare appunto è proprio quella di aprire il frigo e farmi una lista in brutta di tutte le cose che ho a disposizione. E diciamo anche la quantità, ad esempio se ho qualcosa tipo pomodori, non è che mi sto a mettere a contare tutti i pomodorini, do magari un indice indicativo, quindi 500 grammi, 250, cioè comunque cerco di darmi un'idea di quello che ho in frigo, e appunto la quantità di tutte le verdure fresche che ho ancora a disposizione. Quello che vado a farmi è farmi una lista in brutta di tutte le cose del frigo. Di tutte le cose del freezer, io ho quattro scomparti. Se volete poi vedere come organizzo il freezer, fatemelo sapere. O se volete appunto un video in riferimento proprio al menù settimanale, fatemi anche questo sapere. E poi, dopo essermi appunto fatta la lista anche del freezer, vado in ogni caso a farmi anche la lista della dispensa, quindi le varie cose che posso avere di scatolame, piuttosto che magari preparati o non so, appunto a seconda in ogni dispensa c'è qualcosa. Dopo essermela fatta in brutta, perché naturalmente me la faccio lì sul frigorifero, cioè vicino al frigo, quindi non riesco a scrivere bene, io sono una persona che se ha le cose scritte, non ho una bella scrittura, soprattutto quando scrivo veloce. Scusate se biascico ancora un po', ma mi fa ancora male, c'ho ancora un po' la Poi appunto guancia se io non ho le gonfia. cose ordinate, se io dovessi stilare un menù in base a quello che avevo scritto qua, malissimo, non riesco a farlo, nel senso che io ho bisogno delle cose ordinate, di avere tutto non preciso, perché non sono una persona straprecisa, però quando devo organizzare un qualcosa, sì. Quindi cosa ho fatto e cosa faccio tutte le volte? Vado a risegnarmi, adesso lo vedete tutto stropicciato perché è finito sotto le mani di Gaia, naturalmente. Vado a riscrivermi tutti quanti gli ingredienti, quindi tutti quanti i componenti del frigo, in bella, in modo tale da avere appunto una situazione ordinata e pulita.
questo alla mano, vado a stilarmi un menu settimanale. Quindi cosa vado a fare? Vado semplicemente a scrivere i vari giorni della settimana, e naturalmente noi mangiamo a casa sia pranzo che a cena, non abbiamo delle serate o delle giornate di pranzo eccetera organizzati per diciamo dedicare al mangiare fuori. Succedere che sabato sera il mio compagno è libero, non lavora e decide quel sabato andiamo a mangiare fuori, non è che mi suicido perché magari ho già preparato oppure perché avevo impostato il menù. No, non importa, slitta tutto e chi se ne frega, è quello che ho fatto. All'interno del menù io vado a inserire le pietanze in maniera completa, da poi andare a trasferire nel mio bullet journal. Vabbè, è il mio secondo bullet journal questo che faccio, mi è finito l'altro, quindi ne ho comprato uno, questo è proprio nuovo, ma lo sto ancora finendo di fare. All'interno del mio bullet journal vado appunto proprio a inserire anche il menù settimanale e i preparativi da fare per il menù settimanale. Cosa faccio appunto? Qua ad esempio ho scritto proprio pasta al sugo lunedì pranzo, pasta al sugo di cavolo rapa più panna di riso più ceci, alla sera tortino con verdure, cereali avanzati più lenticchie, tra parentesi fare impasto. Inserire anche in rosso tutte le cose che devo andare a fare o per quella giornata lì o per le giornate successive. Quindi ad esempio quando si tratta che io ho deciso che il mercoledì devo andare a fare dei fagioli, io utilizzando sempre e solo fagioli o comunque legumi secchi, devo andarli a mettere in ammollo. Di conseguenza io mi vado a scrivere già lunedì, perché generalmente io cerco di fare uno o più giorni di ammollo per i legumi che siano comunque più digeribili eccetera, mi vado a scrivere appunto lunedì in rosso, in questa volta in brutta, quindi questa per me è una brutta, quello che devo fare per i giorni successivi, quindi mettere in ammollo i fagioli oppure preparare l'impasto oppure rinfrescare il lievito, perché so che il sabato faccio la pizza. Menù che per me, come vi dicevo, questo è nuovamente in brutta, me lo vado a trasferire qua, quindi faccio semplicemente una piccola paginetta dove cerco di stringare, perché comunque avendolo scritto so già di che cosa si tratta quando vado a leggerlo poi, perché avendolo programmato io so già, anche se io vado ad abbreviare poi all'interno di questa agenda il menù stesso. E quindi qua vado semplicemente a scrivere tutte quante le variazioni. Per farvi un esempio, praticamente il giovedì ci sono le piadine alla sera, però per il mio compagno le vuole prosciutto e mozzarella, e Gaia glielo faccio con le lenticchie, le melanzane e le olive, mentre io me lo faccio con l'hummus di lenticchie, le melanzane, le olive e altra verdura, comunque inserisco altre cose. So che ci sono le varie eventuali, perlomeno ce l'ho già in testa. Ok, spero di essermi fatta capire, quindi comunque all'interno dei giorni vado a inserire tutte le varie eventuali dei menu differenti, però non vado a inserire in questa pagina qua le varie cose che devo andare a preparare, proprio perché nella pagina a fianco mi faccio semplicemente una tabellina appunto dove vado a reinserire i vari giorni settimanali, e in questa tabellina divido i giorni settimanali con mattino e sera, ma diciamo idealmente non è che vado a fare delle vere e proprie divisioni, nel senso che per me la prima riga rappresenta il mattino e la seconda riga rappresenta la sera, e vado a inserire appunto tutte le azioni che vi dicevo prima. Quindi se devo andare a fare qualcosa di diciamo preparazione, o comunque sapere che devo mettere in ammollo determinati legumi, che devo rinfrescare appunto il lievito eccetera, me lo vado a inserire in questa tabella che è direttamente nella stessa diciamo facciata del menu, in modo tale da avercela sempre sotto controllo, sempre sott'occhio.
Faccio tutto questo principalmente anche come, diciamo, sprono per riuscire a mangiare bene, anche se quello che a me me frega non è il pranzo o la cena, ma sono gli spuntini, perché a me me frega o il pomeriggio o la sera tardi. E poi anche perché in questo modo so che cosa mangia Gaia, so che non vado a ripetermi, so che comunque ha una buona variazione tra verdure, cereali, eccetera, e cerco di riuscire a darmi da mangiarmi il meglio possibile fino a quando ne avrò la possibilità, soprattutto. E in tutto questo per farvi praticamente capire che io con una melanzana, 500 più o meno grammi, ma anche se penso che fossero 300 grammi di pomodori, due finocchi, rape, carote e un broccolo e due cetrioli, vabbè, tre mozzarelle, una confezione di prosciutto e praticamente saranno stati 150 grammi di pollo già cotto avanzato, mi sono riuscita a fare un menù settimanale, quindi da frigo avevo semplicemente una melanzana, un po' di pomodori, dei finocchi, delle rape, delle carote e basta praticamente, e sono riuscita a farmi appunto un menù che non è niente di eclatante, ma non è neanche un menù delle balle, parliamoci chiaro. Quindi niente, spero di esservi stata utile, spero di riuscire magari a dare qualche consiglio a qualcuna. Fatemi sapere invece voi se vi organizzate con il menù settimanale. Io vi dico, ero molto restia, quando ne sentivo parlare anni fa dicevo no, non ce la farei mai. Invece davvero, secondo me è un qualcosa che aiuta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di ottimizzazione del tempo, che dal punto di vista proprio mentale, perché non si impazzisce ogni giorno a dire mo che cavolo mangio oggi, che cosa cucino. Sì, impazzisce un giorno intero, nel senso che quando io vado a fare il menù sto lì per magari mezz'ora, 40 minuti a dire allora con questa cosa posso fare, quindi sì, quel giorno lì ok, però il resto dei giorni davvero si guadagna tantissimo tempo e si riesce ad organizzare molto meglio anche proprio la disponibilità degli alimenti che si hanno già a casa, soprattutto in queste occasioni quando le cose sembrano davvero poche, davvero a livello base, livello di verdura fresca. Niente, appunto, spero di esservi stata utile, nuovamente mi ripeto, e grazie a tutti quanti quelli che si stanno iscrivendo davvero, e grazie anche a tutte quelle che mi hanno lasciato un messaggio di rincuore, praticamente perché sono stata nell'ultimo video, riferimento all'ultimo video del fatto del dente del giudizio, e alla prossima, ciao!